Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo ospiti quest'oggi dell'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, siamo in Danimarca e siamo in compagnia di Stefano Salmaso, consigliere nonché vice capo missione dell'ambasciata italiana a Copenaghen, e di Fabio Ruggirello, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. Intanto grazie e benvenuti al microfono di Patrimonio Italiano TV. Grazie a voi per l'ospitalità. È un piacere. Consigliere, cominciamo con lei, cominciamo partendo, andando in ordine cronologico a ritroso, dall'8 giugno, data in cui a Copenaghen si è celebrata la festa della Repubblica, il 72° anniversario della festa della Repubblica Italiana. Sì, come sapete il 2 giugno è stato il 72° anniversario della Repubblica Italiana, data presa dal famoso referendum del 1946, e quindi annualmente anche l'ambasciata d'Italia a Copenaghen, come tutte le altre sedi della Farnesina all'estero, celebrano questa festa, la festa nazionale. E in questa occasione, l'8 giugno, è stata celebrata qui ora non si vede, ma nel giardino che è molto bello dell'Istituto Italiano di Cultura, ed è stata caratterizzata anche all'apertura a tutta la comunità italiana in Danimarca. E abbiamo avuto circa 400 ospiti e personalità, diciamo, già conosciute dall'ambasciata, ma anche volti nuovi. E questo perché, diciamo, l'immigrazione italiana a Copenaghen sta crescendo, ci sono molti connazionali che per diversi motivi che poi vedremo, anche tra cui la ricerca, lo sviluppo, vengono a Copenaghen per questi motivi. L'8 giugno è stata una festa caratterizzata anche dal fatto che è l'ultima festa dell'ambasciatore qui presente, l'ambasciatore Stefano Chiero Palmas, che ci saluterà a breve, tra un mese circa, e finirà il suo mandato quasi quinquennale qui a Copenaghen. Ambasciata che tra l'altro si è resa protagonista della sesta giornata dei ricercatori italiani dal titolo Il futuro è già qui, che si è tenuta il 13 marzo scorso e che ha portato poi alla premiazione di giovani ricercatori italiani in Danimarca. Sì, questa giornata dei ricercatori è giunta alla sua sesta edizione. E come dicevo poc'anzi, appunto una grande percentuale di connazionali qui a Copenaghen viene per motivi di studio, di ricerca, ed è per questo che è nata questa iniziativa, ormai appunto giunta alla sua sesta edizione, in cui si è parlato del futuro è già qui, ossia delle tecnologie digitali nell'ambito di smart city, smart mobility, ma non tralasciando anche lo spazio o l'archeologia. Quindi l'impatto dell'evoluzione, diciamo, digitale e tecnologica in vari settori, tra cui anche quello culturale, anzi molto importante l'impatto sull'archeologia, che magari spiegherà meglio poi il direttore Ruggirello. Ed è in quell'occasione che abbiamo in realtà lanciato la prima edizione del premio dei giovani ricercatori italiani, perché ormai c'è consapevolezza di questo movimento, c'è una massa critica importante e c'è anche un riconoscimento da parte del paese Danimarca per le eccellenze scientifiche italiane qui presenti. Ed è appunto partita questa idea, chiaramente l'acronimo è BIRD in inglese perché sta per Best Italian Researcher in Denmark, e in cui abbiamo raccolto come prima edizione un numero abbastanza buono di candidature. Siamo pronti a raccoglierne di più nei prossimi anni. E coinvolgeremo anche i vincitori della prima edizione nella commissione della giuria, che è composta principalmente anche da professori italiani presenti qui a Copenaghen. E in questo caso i primi tre vincitori, ci fa piacere anche sottolineare che due sono donne, ragazze, comunque molto, molto giovani, e un futuro genio della fisica quantistica, e oltre qui non mi spingo, potrei incappare in gravi errori, ma con un progetto che a sentire la giuria ne sentiremo parlare per quanto riguarda la sicurezza delle comunicazioni tra grandi reti di computer, quindi qualcosa di complicato ma che servirà a tutti noi.
evento che lega molto l'Italia alla Danimarca, che abbiamo visto anche altri eventi realizzati, e in questo caso mi rivolgo al direttore Ruggirello, eventi che hanno visto in primo piano la cultura, la moda, l'arte, anche nomi importanti abbiamo visto, vedremo a breve, autore come Harry De Luca, che è stato da quelle parti. Ma andando in ordine, direttore, il 25 maggio scorso, Three Days of Design 2018. Sì, e il dialogo culturale tra Italia e Danimarca è molto intenso, e, diciamo, è animato da un amore reciproco. E il design, questo argomento che lei ha adesso nominato, è proprio uno dei terreni più fertili di questo dialogo. Three Days of Design è uno dei festival più importanti in Scandinavia, sul design Scandinavia, in particolare Danimarca, che hanno una tradizione molto apprezzata in tutto il mondo. E quindi il fatto che ci sia un dialogo proprio in questo settore e che il design italiano, anche questo molto apprezzato, abbia uno spazio durante questo festival è, diciamo, per noi molto importante. E cosa è... come si è strutturato questo evento. Three Days of Design è organizzato in questo modo: diversi luoghi importanti della capitale danese sono aperti al pubblico durante 3 giorni a fine maggio ogni anno e ospitano delle mostre o degli eventi relativi proprio al design. Da qualche anno uno dei luoghi anche più ricercati dal pubblico danese è la residenza dell'ambasciatore d'Italia a Copenaghen, che è un luogo meraviglioso della città perché è proprio accanto ai palazzi reali danesi, ad Amalienborg, e l'ambasciatore Quirino Palmas l'ha aperto al pubblico, e durante queste giornate sono stati esposti alcuni progetti innovativi di alcune importanti firme italiane come Floss, come Ferrari e Poltrona Frau, esatto, e è stata anche l'occasione per mettere alla prova un giovane designer italiano, si chiama Stefano Elli, che è stato anche lui ospite dell'ambasciata nell'ambito di un altro progetto dedicato alle residenze d'artista, che ha curato l'esposizione. Quindi, insomma, un evento molto intenso. Un evento che si può legare in qualche modo anche a quello del 1 marzo, l'Italian Design Day? Sì. Sì, si può legare perché, appunto, come dicevo, il design è un settore di molto fertile del dialogo fra... perché Italia e Danimarca sono, diciamo, due giganti nel design mondiale. Il design scandinavo, in particolare danese, è molto apprezzato in Italia e per le sue caratteristiche molto diverse il design italiano è apprezzato in tutto il mondo e quindi anche in Scandinavia. Per il secondo anno consecutivo, i primi di marzo, quindi prima che in Italia si scateni tutto l'universo della fiera del mobile, nel Salone del Mobile, si è celebrato in tutto il mondo questo International Day of Italian Design, che consiste in questo: alcuni cosiddetti ambasciatori del design italiano, cioè persone che hanno, giornalisti, designer, storici, professori universitari, sono stati invitati dalla Farnesina, dalla Direzione Generale del Sistema Paese, a presentare alcuni eventi in tantissime ambasciate e tantissimi istituti italiani di cultura del mondo. A Copenaghen il protagonista è stato Marco San Micheli, che è un esperto di design, un professore del Politecnico e anche curatore di mostre, nonché giornalista, scrive per il Sole 24 Ore, che ha presentato un evento sul design grafico. Abbiamo dedicato questa... l'evento di Copenaghen al graphic design, che è una fetta molto
sottile dell'universo del design, ma molto importante. Anche in questa occasione è stato ospite un giovane designer grafico italiano, anche lui vincitore della residenza d'artista, che ha avuto modo di esporre le sue creazioni, questa volta all'interno dei locali dell'Istituto di Cultura. E poi passiamo alla letteratura, alla cultura, alla poesia. 20 marzo arriva Henry De Luca, un nome che in Italia è molto conosciuto e chiaramente apprezzato. E com'è stato questo evento del 20, questa, in occasione della giornata mondiale della poesia UNESCO? Sì, è stato un evento molto bello, devo dire, Henry De Luca ha aderito all'invito dell'istituto immediatamente e anche lui ha un'agenda molto densa, quindi c'è stato, l'abbiamo un po' diciamo, inseguito, ma è una persona molto disponibile e qui in istituto è venuto a parlare di poesia. L'argomento non è diciamo, dei più popolari, perché la poesia anche all'interno del settore editoriale appunto ha una fetta molto ridotta, tuttavia la personalità di questo scrittore e la sua anche biografia, il fatto che abbia attraversato tutti, no, molti mestieri anche che non hanno a che fare con la letteratura, quindi quello di viaggiatore, quello di operaio e il suo attivismo politico ha richiamato tantissimo pubblico dell'istituto, avevamo anche un traduttore in lingua danese, quindi il pubblico non era solo italiano, anzi c'erano diversi danesi, e abbiamo avuto modo di dedicare una serata a questa forma d'arte, di cui a volte si parla poco, ma che è molto importante perché tocca dei tasti profondi della sensibilità umana, appunto come la poesia. E poi, 16 aprile, missione archeologica italo-danese a Francavilla Marittima, dal titolo La sfera del divino. Sì, questo evento è ricaduto anche all'interno di una cornice più generale, di una serie di eventi voluti dalla Farnesina, quindi dal Ministero degli Affari Esteri, questa volta in collaborazione con il Ministero della Ricerca Scientifica e dell'Università, questa giornata internazionale della ricerca italiana nel mondo. Perché si è scelto questo settore particolare dell'archeologia a Copenaghen? Perché anche l'archeologia è un terreno di grande collaborazione fra i due paesi, che è stata per qualche anno un po' bloccata da un piccolo incidente, cioè un contenzioso fra uno dei principali musei di Copenaghen, era la Newcastle Glyptotek e il MIBAC, il nostro Ministero dei Beni Culturali, su alcuni reperti di origine etrusca che erano esposti qui a Copenaghen e che è stato risolto con soddisfazione delle due parti, quindi sia della parte danese sia della parte italiana un paio di anni fa, grazie anche all'intervento del nostro ambasciatore che è riuscito a mettere insieme le tessere di questo mosaico un po' complicato, e direi che da quel momento in poi l'archeologia, quindi la collaborazione nel settore degli scavi archeologici, ha avuto uno slancio notevole. Questo progetto che è stato presentato a Copenaghen è un esempio, sono degli scavi a cui hanno collaborato degli enti danesi come la Fondazione Carlsberg, l'Accademia di Danimarca a Roma, ma anche il nostro Ministero dei Beni Culturali con la sovrintendenza locale dei beni archeologici della Calabria, e per un sito poco conosciuto, ma che è un crocevia importante per i popoli del Mediterraneo dell'attività. Fanno parte di questo universo di scambi culturali in ambito archeologico anche di scavi danesi all'interno di uno dei punti focali del nostro patrimonio archeologico, che è il Foro di Cesare a Roma. Basta dire Foro di Cesare per capire l'importanza del sito. E un'altra cosa che invece è in programma e che si farà invece nei prossimi anni,
questa volta in Danimarca, e un'importante mostra ad Aarhus, la seconda città danese, sulla civiltà nuragica, quindi archeologia di provenienza sarda, i famosi giganti di Monte Prama che hanno avuto tanta risonanza mediatica negli ultimi anni, che saranno, su cui sarà incentrata questa mostra che si farà nel 2019 e nel 2020 al Museo Archeologico di Aarhus. Allora, io ho qui una lista di eventi che si terranno nel prossimo futuro, tra settembre e novembre, il concerto d'autunno presso la New York Carlsberg Glyptotek di Copenaghen, giusto? Ok. E la settimana della lingua italiana nel mondo a ottobre, la settimana del contemporaneo sempre a ottobre, poi a novembre la settimana della cucina italiana nel mondo, questi sono appuntamenti internazionali chiaramente, e poi il Grazie Gloria quarta edizione Festival del Cinema Italiano, quindi si lavora già da adesso insomma per questi eventi che coinvolgono anche appunto l'ambasciata e l'Istituto Italiano di Cultura a Copenaghen. Sì, non so se il consigliere vuole aggiungere qualcosa. Sì, sì, si lavora molto, come vedete il calendario degli eventi è molto, molto fitto, e per questo invito anche a tutti gli interessati a seguire il nostro sito, e siamo molto attivi anche sui social, LinkedIn, Instagram, Twitter, il Facebook dell'Istituto Italiano di Cultura, e tra l'altro mi fa piacere che hai citato il concerto, perché è stato il primo evento a cui ho partecipato quando ho assunto il ruolo qui all'ambasciata, ed era il mio secondo giorno, e quindi non ho dovuto organizzarlo, ma me lo sono goduto come spettatore, è stato uno spettacolo fantastico, parlo di quello del novembre del 2017, in cui c'erano quattro violini Stradivari originali, per un valore che poi ho sentito di 56 milioni di dollari, di una fondazione giapponese che li ha gentilmente appunto concessi per il concerto del quartetto di Cremona. È stata veramente un'esibizione fantastica, a cui ha partecipato anche il ministro della cultura danese, in cui l'Italia ha fatto un team, diciamo un gioco cooperativo con l'ambasciata del Giappone, e quindi abbiamo raccolto davvero molti esponenti non solo del corpo diplomatico ma anche autorità locali, dei media, personalità importanti. Si replicherà quest'anno la collaborazione, la cooperazione con l'ambasciata giapponese in Danimarca, e per cui, se non sbaglio, qui il direttore è più preparato sul contenuto del programma, sì. Madame Butterfly mi sembra il connubio sì. Ideale tra cultura, diciamo, italiana e giapponese per quanto riguarda questo campo musicale artistico. E per l'occasione poi anche ci saranno degli artisti giapponesi che suoneranno sul palco. È un evento a cui teniamo molto, è un evento a cui devo dire è un piacere partecipare. L'unica cosa che è negativa di quest'anno coinciderà con il saluto del direttore che pochi giorni dopo ci abbandonerà con direzione Tel Aviv, quindi gli auguro tutto il meglio. Poi anche di persona, ma anche agli spettatori che li seguitero anche a Tel Aviv, e il 15 settembre, se non sbaglio, quindi sarà poi anche il saluto al direttore. Per quanto riguarda gli altri eventi, aggiungo qualcosa sulla settimana della cucina, perché è un'iniziativa che è partita, diciamo, quando io ho prestato servizio al Ministero degli Esteri. Da poco, questa è la terza edizione, quindi ero lì nei corridoi quando è nata l'idea. Chiaramente l'Italia è sempre associata all'eccellenza enogastronomica, però non si è mai fatto, diciamo, un gioco di squadra, una promozione di sistema paese, ma sempre, diciamo, delle eccellenze individuali che si proponevano. Tentativo della Farnesina, quindi del Ministero degli Esteri, è di mettere insieme tutti i diversi attori, dagli chef alle aziende impegnate in questo settore, agli istituti di cultura, alle ambasciate, e creare appunto un percorso che, più che offrire solamente cibo e vino italiani, si accompagna anche al lifestyle a tavola,
che è molto, molto diverso, e chiaramente per promuovere gli ingredienti e la cultura, perché il cibo è cultura italiana. Quindi siamo molto orgogliosi, sarà a novembre quest'anno. Mentre gli altri eventi? Sì, gli altri eventi a cui si faceva riferimento, insomma, la settimana della lingua, che è ormai un appuntamento consolidato da quasi 20 anni, è stata un'intuizione appunto di quasi 20 anni fa della Farnesia, del Ministero degli Affari Esteri, dedicare una settimana alla promozione di questa lingua amatissima nel mondo, anche in Scandinavia è molto amata, ci sono tantissimi studenti di lingua italiana, anche qui istituto, e quindi si organizzano una serie di eventi che sono sia specialistici, quindi professori, docenti universitari, linguisti che intervengono presso, in questo caso presso l'Università di Copenaghen, a parlare di alcune caratteristiche della lingua italiana. Quest'anno il tema è l'italiano nella rete, quindi il cambiamento della lingua italiana in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione, fra cui anche la rete, e anche degli eventi aperti ad un pubblico più generico, come la proiezione dei film o dei concerti. L'altro evento di cui si parlava è questo Festival del Cinema Italiano Grazie Gloria, che sarà a partire dall'autunno la sua quarta edizione. In cosa consiste, brevemente? Due volte al mese vengono proiettati in uno dei cinema più antichi, storicamente più importanti di Copenaghen, il Cinema Gloria, e alcuni film italiani che non sono distribuiti in Danimarca. Quindi il pubblico ha l'occasione di confrontarsi con il cinema contemporaneo italiano, e all'inizio ci chiedevamo se potesse suscitare l'interesse del pubblico per questo genere di proiezione, e il risultato è stato entusiasmante, perché la gente affluisce sempre in massa ed è molto curiosa, molto interessata a quello che succede nell'universo del cinema italiano negli ultimi anni. Tanto è vero che anche altre manifestazioni sono nate dopo il Festival Grazie e Gloria. C'è un festival, una settimana, questa volta concentrata in pochi giorni, di cinema italiano, che normalmente si fa ad aprile, ed è voluta dall'Istituto Luce Cinecittà. In sintesi, questo più o meno. Perfetto, io intanto vi voglio ringraziare per essere stati ai nostri microfoni. Direttore, con lei magari ci sentiremo, ecco, appunto, anche da Tel Aviv appena possibile. E vi chiedo un saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, tutti gli amici italiani in Danimarca, ma in generale gli amici italiani all'estero. Un caro saluto a di Patrimonio Italiano TV e anche a tutti gli italiani in Danimarca all'estero che seguono questa trasmissione. Mi unisco al saluto agli spettatori di Patrimonio Italiano TV e chiaramente a tutti gli italiani, non solo in Italia, ma anche all'estero. Siamo qui per voi.